Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazze, questo è l'ultimo video che vedete in diretta dalla Svizzera perché sì, domani torno a casa. E voi vedete questo video già quando io sarò rientrata in Italia, però comunque oggi è l'ultimo giorno che sto col mio fidanzato e niente, non mi sto neanche a dire come sto sotto un treno. E purtroppo l'ultimo giorno è sempre molto malinconico, molto triste, ma dopo tutti questi anni che stiamo a distanza, perché noi siamo a distanza da sempre praticamente, diciamo che abbiamo accolto questa nostra situazione e ovviamente stiamo facendo in modo che possa durare ancora poco, perché sì. Comunque oggi, come avete potuto intuire dal titolo, parliamo di crescita dei capelli, che è diverso da quello che è il fenomeno invece dell'allungamento del capello. Allora, voglio fare un piccolo disclaimer all'inizio di questo video: non voglio addentrarmi all'interno di situazioni di tipo patologico, di malattie, di patologie che un soggetto può avere e che possono andare ad alterare il fenomeno appunto della crescita di una persona, perché ci sono delle patologie che possono andare ad intralciare la normale crescita dei nostri capelli, che si aggira intorno ad un centimetro e mezzo al mese. Ovviamente poi ci sono persone fortunate che riscontrano una crescita maggiorata dei capelli, ma diciamo che il range normale si aggira intorno a quel numero. Io non sono un medico, non sono un tricologo, non sono un dermatologo. Se ovviamente voi ritenete di avere una patologia che vada ad inficiare, che vada a porsi in contrasto con la vostra crescita, ovviamente dovrete rivolgervi al vostro medico. Detto questo, perché ci tengo sempre ad essere molto chiara, partiamo con il video di oggi. Voglio parlarvi di cosa potete fare nel momento in cui volete andare a massimizzare la vostra crescita. Come ho detto prima, la crescita normalmente in un soggetto sano si aggira intorno a un centimetro e mezzo nel giro di un mese. Però è possibile anche massimizzare questo range che tutti noi in condizioni di salute abbiamo. È possibile massimizzarla attraverso dei trattamenti, degli accorgimenti e delle correzioni che tutti noi possiamo fare. La prima cosa che possiamo fare è correggere o gestire al meglio la nostra alimentazione. Io vi ricordo che in un vecchio video che vi linko qua in alto nella bandina, forse il secondo video probabilmente che misi all'interno del canale, quindi proprio parliamo del Giurassico, vi dissi che l'alimentazione è fondamentale quando noi parliamo appunto di crescita dei nostri capelli, perché un corpo che non è sano, che non ha energie da destinare alle zone periferiche del nostro corpo, tra queste abbiamo anche i capelli, non potrà in alcun modo garantire una crescita e una salute dei nostri capelli, perché le poche energie che il nostro corpo avrebbe disponibili nel momento in cui si trova in una condizione di carenza nutrizionale non saranno destinate ai capelli, ma quelle poche energie saranno destinate agli organi vitali, appunto per mantenere il corpo in vita. E ovviamente sulla scala delle priorità del nostro corpo direi che i capelli sono non all'ultimo, ma proprio al gradino zero. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alimentarci correttamente, ed alimentarci correttamente vuol dire: uno, bere tanta acqua, cosa che non molti fanno. Potete scegliere di bere delle tisane, degli infusi, delle spremute fatte in casa, dei succhi d'arancia fatti in casa, qualcosa che comunque integri liquidi, che ovviamente non sia l'alcol, anche se posso capire che, visto il periodo che stiamo vivendo, non hanno questa parte, capisco che la gente si attacca alla bottiglia piuttosto che attaccarsi al bicchiere d'acqua, però vabbè. Alimentandoci bene anche attraverso la corretta distribuzione di carboidrati, grassi e proteine, e ovviamente introducendo, qualora non le aveste, tutte quelle sostanze e nutrienti che magari riconoscete essere carenti nella vostra alimentazione. Punto 1, oltre al bere molto, alimentarsi di corretto apporto di proteine, perché come sapete i nostri capelli sono delle strutture proteiche, sono fatti di cheratina, quindi ovviamente se il nostro corpo è carente di proteina non potrà andare a costruire delle strutture pilifere
abbastanza robuste per poter poi reggere l'età dei capelli, quindi l'allungamento. In terzo luogo, dobbiamo cercare di mangiare degli alimenti antiossidanti che vanno a limitare l'invecchiamento cellulare e che vanno appunto a proteggere il nostro sistema immunitario. Che cosa vuol dire? Che dobbiamo mangiare tutte quelle sostanze, quegli alimenti come tutti quei frutti che hanno il colore rosso, quindi sono antiossidanti, ciliegie, anguria, uva, mirtilli, i frutti rossi, quindi le more, il ribes, i frutti appunto di bosco, oppure anche la verdura rossa, peperoni, pomodori, anche il pompelmo, gli agrumi, i kiwi, le banane, oppure gli spinaci, il cavolo, sono tutti alimenti antiossidanti. Come vedete, la maggior parte sono frutta e verdura. Non sbagliate. Pensate che i nostri follicoli sono dei piccoli laboratori ai quali dobbiamo dare gli strumenti e gli ingredienti per poter costruire al meglio i nostri capelli. Quindi occhio a questa cosa, mi rendo conto che l'alimentazione è un argomento a volte molto sottovalutato, ma non di poco, ma di assai proprio. Non ci sono degli alimenti miracolosi, ma un giusto mix di cose vi assicuro che aiuta veramente molto. In più vi consiglio di consumare, se ovviamente non avete allergie, frutta secca come noci e mandorle. Chiaramente non mettetevi una vagonata di mandorle e di noci accanto davanti al divano, perché non è questo che dico, ma consumare una decina di mandorle al giorno oppure 2 o 3 noci al giorno è veramente un'ottima abitudine. Poi abbinata a una giusta quantità di acqua, circa 1 litro, 1,5 litri, 2 litri al giorno, è veramente un'ottima abitudine. 2.2. Cosa potete fare oltre all'alimentazione? La stimolazione tattile. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi dovete massaggiare il cuoio capelluto. Dovete stimolare con le vostre dita attraverso dei movimenti circolari e costanti ed esercitando una giusta pressione il vostro microcircolo sanguigno. Ecco, questa è una cosa molto importante perché, ragazze, è inutile che fate impacchi su impacchi su impacchi su impacchi di roba follicolo stimolante se poi non la massaggiate. Basta impacchi, io dico stop, io dico basta agli impacchi inerti, ma dico sì al lattosio, non sto scherzando, dico sì al massaggio in cute. Quando voi effettuate un impacco con un'erba, con un gel, con un olio follicolo stimolante, e tutto quello che vi dirò dopo dovete effettuarlo tramite l'utilizzo di questi massaggi, non mettendolo in cute. Basta e vi andate a fare la maglia e vi andate a vedere le regole del delitto perfetto. No, ragazze, dovete massaggiare. Utilizzate i vostri pollici opponibili, le vostre dita e massaggiate tutto per bene sulla vostra cute per un tempo che va dai 5 ai 10 minuti. Mi raccomando, ok? Perché se voi mettete il prodotto, può essere, guarda, può essere distillato di Madonna di Lourdes, ma se voi non lo andate a massaggiare, quindi non andate a creare movimento di microcircolo, il sangue non lo può trasportare, cioè la cute non può essere nutrita, ok? Quindi mi raccomando, oltre a utilizzare sostanze follicolo stimolanti, dovete massaggiarle in cute. Potete farlo 1. Attraverso l'inversion method. Trovate qui in alto la playlist dedicata all'inversion method, ve ne ho parlato in tutte le salse. Accedendo a questa playlist trovate tutte le informazioni, quindi non mi dilungo in questo video. 2. Attraverso il massaggio indiano, che è un altro tipo di massaggio che va fatto sempre in cute, che è un po' più lunghetto, che però dà, a mio avviso, gli stessi risultati dell'inversion method. Quindi sta a voi: uno si applica con una sostanza follicolo stimolante e uno senza una sostanza follicolo stimolante. 3. Massaggiate i vostri impacchi. Questo è quello che potete fare. Devo riprendere il fiato, ma neanche Vanna Marchi, raga, parla così. Cosa dovete usare come sostanze sulla vostra cute? Punto 1. Non smetterò mai di dirlo. Cioè, se si potesse fare una statua a questa sostanza, io la farei. Se ci fosse un santo, se ci fosse una via da intitolare, io gliela metterei. Cioè, rifarei la toponomastica. Il fieno greco, ragazze. Santo fieno greco. Secondo Marta, dalla Sicilia, padrona, queen, regina
di tutte le sostanze follicolo-stimolanti, secondo la mia modestissima esperienza, ma comunque direi che i risultati si vedono, usate il fieno greco. Capisco che puzza, lo so. È palloso da fare, è noioso, lo so. Ci vuole tempo, lo so. Lo so, all'inizio pure io, lo so. Ma ragazza, il fieno greco. Cercate un modo per coprire l'odore se vi dà fastidio. Cercate un modo per trovare il tempo di farlo, perché comunque deve essere preparato in casa, non esiste già pronto, che sia dalla polvere, che sia dei semi. Anche l'olio lito va bene, ma utilizzate il fieno greco. Trovate qui in alto il video in cui vi parlavo del fieno greco, così non mi dilungo in questo video perché sennò vi faccio crescere la barba. 2. Armatevi di oli. Ma io sono perseguitata da pazzi comunque. Ci sono tutta una serie di oli che hanno delle proprietà follicolo-stimolanti maggiori rispetto ad altri, perché diciamo in sostanza quasi tutti gli oli hanno un leggero potere follicolo-stimolante, però ce ne sono alcuni che sono particolarmente impiegati per lo scopo appunto della crescita. In primis l'olio di cocco, quindi un olio che piace un po' a tutti i capelli e anche di facile reperibilità. L'olio d'oliva, ottimo, è molto nutriente ed ha anche un potere follicolo stimolante non indifferente, inoltre ha anche una protezione di tipo solare del 30-40% mi pare, quindi lo potete utilizzare anche in estate quando andate in spiaggia perché vi fa da filtro. L'olio di neem, che oltre ad essere un grandissimo direi antiparassitario che potete utilizzare sui vostri animali o sui vostri figli se hanno i pidocchi, è un ottimo olio follicolo stimolante. L'olio di ricino, come non conoscere il potere follicolo stimolante dell'olio di ricino, che essendo però un po' viscoso potrebbe essere un po' difficile da adoperare, quindi io vi consiglio di utilizzare l'olio di ricino sempre mixato con un altro tipo di olio. Poi abbiamo anche l'olio di mandorle dolci, che è veramente anche un ottimo ingrediente per effettuare massaggi follicolo stimolanti, e il burro di avocado. Ovviamente con gli oli potete anche fare degli oleoliti, utilizzare come base uno di questi oli. Io vi consiglio di utilizzare soprattutto olio d'oliva o l'olio di mandorle per poter formulare un oleolito. Non vi consiglio quello di cocco perché quello di cocco diventa denso quando ci sono delle temperature basse, quindi in inverno, quindi sarebbe insomma un po' difficile da gestire. E vi consiglio di utilizzare poi come sostanze per formulare i vostri oleoliti il rosmarino e lo zenzero. In più dimenticavo che per quanto riguarda gli oli è ottimo anche l'olio di vinaccioli, infatti lo volevo comprare su Zenstore, solo che poi quell'ordine è stato annullato. O anche l'olio di jojoba. In più non dimenticate che ci vengono in aiuto anche gli oli essenziali che potete addizionare all'interno degli oli quando appunto andate a fare i massaggi, all'interno delle vostre erbette preferite, all'interno dell'henné oppure all'interno anche dei gel, sia per profumarli sia anche per stimolare la crescita. Tra gli oli essenziali maggiormente utilizzati per stimolare la nostra crescita pifera troviamo quello di Tea Tree, che voi lo sapete ormai è il mio olio essenziale preferito di sempre. Io lo metto everywhere praticamente, anche perché ha un profumo veramente sbalorditivo, quindi non soltanto ha delle proprietà follicolo-stimolanti, ma curative, perché è veramente una bomba di salute. Credo che con quell'olio ci puoi curare pure, non lo so, i traumi infantili probabilmente, perché è una potenza. L'olio essenziale di lavanda, l'olio essenziale di zenzero e l'olio essenziale di menta e o di eucalipto, quindi questi oli essenziali sono veramente ottimi. E poi c'è anche l'olio essenziale di carota che ci aiuta tantissimo. Mi raccomando, gli oli essenziali, a parte il Tea Tree e la lavanda, non vanno mai utilizzati puri perché possono essere un po' fastidiosi, possono, diciamo, bruciare. Vanno utilizzati sempre attraverso l'impiego di un cosiddetto olio vettore. Quindi voi utilizzate ad esempio l'olio di cocco o l'olio d'oliva o l'olio di mandorla e poi aggiungete delle gocce di olio essenziale che avete scelto, appunto, e lo utilizzate. Poi, ultima sostanza che non ha a che fare con oli, oleoliti, gel.
Ma questi gridano. È il succo di cipolla. Allora, la cipolla è un alimento che contiene molto zolfo e lo zolfo è una sostanza molto presente all'interno della struttura dei nostri capelli, perché lo zolfo è una di quelle sostanze che è inserita all'interno dei cosiddetti punti forti, che sono appunto i ponti di solfuro. Se non mi ricordo male, adesso non ho ripassato di recente appunto la struttura dei capelli, ma comunque ci sono dei ponti detti appunto ponti forti. Dovete cercare di comunque introdurre questo tipo di alimento e potete anche scegliere di fare dei massaggi o di impiegare il succo della cipolla nella vostra routine di crescita. Io posso consigliarvi di fare delle centrifughe di cipolla. Se avete ad esempio una centrifuga a casa che ha l'abilità di separare il solido dal liquido, ovviamente avete scoperto l'acqua calda e siete fortunati. Io che ho soltanto queste mani e uno spremiagrumi, chiaramente ciaone. Quindi ricavate il succo di cipolla e adoperatelo nei massaggi, oppure potete inserirlo nei vostri mix per lo shampoo se è vostra abitudine farlo con le farine, vostra abitudine farlo con le erbe. Mi raccomando, ragazze, non inserite mai la cipolla, ma nessun altro ingrediente o sostanza di cui abbiamo parlato in questo video nei prodotti pronti. Se voi al supermercato comprate un flacone di shampoo, un flacone di balsamo, una maschera, qualcosa, non mettete all'interno di questi prodotti delle cose extra, perché le formule dei prodotti sono concepite per funzionare in quel modo. Se voi andate ad alterare la formula di uno shampoo già pronto, la formula di un balsamo già pronto, quel balsamo lì, quello shampoo lì non vi funziona più. Se invece i vostri mix ve li create voi con gli ingredienti, delle materie prime, ad esempio le farine, appunto le erbette, come dicevo prima, allora il discorso cambia. In quel caso potete andare ad aggiungere il succo di cipolla, oppure lo potete utilizzare tranquillamente in modo esclusivo, quindi utilizzandolo per dei massaggi. Ovviamente dopo potete anche scegliere di lavare i capelli, pure se sapete di rimanere in casa, ecco, come ad esempio tutti in questo lockdown, diciamo la maggior parte di noi è rimasta a fare la muffa in casa. La prima sono stata io. Potete anche rimanere con le sostanze che avete distribuito in cute, a meno che ovviamente non vi dia fastidio. Però la cosa importante è il massaggio, ragazze, non è la posa. Detto questo, io ho parlato tantissimo, io spero che mi perdonerete, ma lo sapete, è inutile che ve lo ridico, io ci tengo tantissimo affinché voi sviluppiate una certa autonomia e ci tengo affinché i miei video siano chiari e siano completi. Io penso di avervi detto tutto riguardo l'argomento di oggi, credo di non aver dimenticato nulla. Ovviamente, ragazze, io ve lo dico sempre, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è stato utile e soprattutto se voi avete già impiegato alcune di queste sostanze, avete riscontrato dei benefici, oppure se ne utilizzate qualcuna di trattamenti o sostanze che abbiamo affrontato in questo video. E niente, ragazze, noi ci vediamo in Italia e io vi auguro un buon weekend e vi abbraccio forte e ci vediamo al prossimo video.